E bella a tutti ragazzi, sono Gilberaga, sono tornato con la previsione degli incontri principali e visto che la scorsa volta abbiamo azzeccato uno dei... Visto che la volta scorsa abbiamo azzeccato uno dei match marci degli incontri principali, siamo fatti veramente tanti crediti, visto che... Ah, qua è l'ombra della cosa. Comunque, ho visto che ci siamo fatti veramente tanti crediti, per chi mi seguisse su Instagram, ho postato una storia in cui mostravo dei giocatori del classico dell'Arabia Saudita, ovvero Halilal contro Halitiad, che avevamo azzeccato e abbiamo venduto tutti i bronzini a 1500 barra 2000 crediti, avendoli comprati a 150 crediti. Quindi, visto che la scorsa volta abbiamo azzeccato e visto che speriamo di azzeccare, visto che ce l'ho scritto tutti qua, i prossimi incontri principali, cerchiamo di arrivare a 65 likes. Sì, dai, ce la possiamo fare. Cioè, in realtà ce la facciamo sempre, però non si sa mai. Quindi, arriviamo a 65 likes e io domani, dopodomani vi porto. Forse domani non carico. Comunque, dopodomani vi porto un video sullo sniping o su dei filtri per lo sniping. Comunque, raga, direi che possiamo partire. Io prima vi dico 4 match che sono i 4 match veramente incontri principali. Quindi, dei maggiori campionati, 4 match più importanti che potrebbero uscire. E poi vi porto 5 match marci che. E alla fine per la EA sono veramente i conti principali, quindi potremmo rischiare di azzeccarli come la volta scorsa. Io vi dico che quando faccio i conti principali cerco di investire a rischio quasi zero. Infatti per il primo match andiamo in Eredivisie, perché c'è un big match, ovvero Ajax Feyenoord. Per questo match io vi consiglio di andare nei giocatori oro. Vediamo su che prezzo stanno. Allora, i prezzi non sono alti, quindi si può sniperare tranquillamente. Allora, 700 non si trovano, 750 si trovano, quindi io quello che posso dirvi è, visto che non vogliamo rischiare, noi perché non vogliamo rischiare, possiamo metterci a intorno ai 600 e poi si snipera tutto quello che si snipera è sempre ben accetto. Stessa cosa per i giocatori del Feyenoord. Adesso io guardo, secondo me se ne esce qualcuno, se no, boh, fa lo stesso, tanto è la mattina, quindi non ne escono sicuro. Se riuscite a fartelo di pomeriggio. Comunque, adesso non sono qua per farvi vedere, dipende dai giocatori. Comunque, sì, vediamo un attimo a vedere i prezzi dei giocatori del Feyenoord, sui quali si può anche investire. Allora, questi qua sono molto più facili da prendere e sono anche a rischio quasi nullo, perché contate che riuscite a prendere 500 tranquillamente, anche a 450. Quindi questi qua anche non uscissero il prezzo non si abbassa, per farvi capire. Il secondo big match si vola direttamente in Italia. In Italia oggi vi consiglio due match che potrebbero uscire. Allora, il primo che è il più clamoroso, che però conoscendo la EA è un... non lo so, non... io ormai non posso nemmeno più dirvi la percentuale di possibilità di uscita, perché sono talmente assurdi i conti principali che la EA non possiamo più capirla. Allora, raga, contate che i prezzi della Serie A sono già alzati perché c'è la sfida di Amsic. Però io quello che posso dirvi è: cercate di prendere questi giocatori qua sniperandoli. Il match a cui faccio riferimento è Inter-Roma. Big match della Serie A, ovviamente tutti probabilmente seguirete la Serie A, perché se giocate a FIFA solitamente seguite anche il calcio, quindi saprete che c'è Inter-Roma, che è non un derby, però un match di alta classifica, quindi potrebbe effettivamente uscire. Come seconda scelta della Serie A, visto che c'è un altro big match, perché ormai l'Atalanta può essere considerata una grande squadra, un top club della Serie A, e quindi il secondo match è Atalanta-Napoli. Guardiamo un attimo quanto stanno i prezzi dei giocatori dell'Atalanta, perché appunto quella sfida di Amsic ci ha fatto alzare veramente i prezzi della Serie A. Vedete, a 800 c'è solo Freuler. Comunque, io vi consiglio di mettervi qua e sniperarli, perché comunque vedete che non penso si trovino di meno, quindi se volete potete sniperarli e anche utilizzarli come filtro per lo sniping. Io adesso non sto qua a sniperare perché non ho tanto tempo e devo riuscire a caricarvelo entro oggi pomeriggio, perché devo ancora editare tutto. Ho una connessione di merda, quindi ci metterò tanto a caricarlo. Quindi, raga, partiamo col quarto match degli incontri principali, che è l'ultimo degli incontri principali, veramente. È Lione-PSG. E quindi si vola direttamente in Francia. La Francia è qua. Vorrei vedere i giocatori del PSG a quanto stanno. Non dovrebbero essere alti? Ah, invece si sono alzati. A 800 non si trova nulla, ma c'è qualche sfida in corso? Al 1000 si trova solo Ben Arfa. Ci
sono anche dei bronzo. Comunque quello che vi consiglio è, per rischiare il meno possibile, cercate di sniperare i giocatori. Quindi se vedete che il prezzo minimo è 9,50, se ne trova qualcuno, vediamo 900, 850, si trova questo. Quindi quello che vi consiglio è mettervi a 750 e comprare sniperandoli. Così, anche se non dovesse uscire questa sfida qua, i prezzi non dovrebbero cambiare in 2 giorni. Cioè potrebbero cambiare, però non dovrebbero abbassarsi o alzarsi tanto, quindi non rischiate quasi niente. Quindi cercate di sniperarli. Raga, direi che possiamo partire con i match, quelli marci, ma che potrebbero effettivamente uscire. E quindi voliamo direttamente in Messico. Infatti c'è un derby, ovvero il derby di Città del Messico, che dovrebbe essere la capitale se non erro. Ed è un derby fra UNAM, che è questa squadra qua, e America, che è questa squadra qua. Vorrei però capire un attimo a quanto stanno i giocatori. Infatti, un attimo. Allora, facciamo così. Ok, i prezzi non si sono alzati, quindi non dovrebbe essere tanto prevista come match. Cercate soprattutto, quello che vi consiglio è, secondo me, questa sfida qua, se nel caso in cui dovesse uscire, avrebbe, penso, dei giocatori, come richiesta dei giocatori del Messico. Quindi vi consiglio soprattutto di cercare giocatori del Messico, di queste due squadre qua, quindi UNAM e America. E invece si vola in Scozia, mi pare, perché dovrebbe esserci il derby di Edimburgo. Scottish Premier League, mi pare sia. Ok. Infatti, raga, c'è il derby di Edimburgo, che è Hearts contro Hibernian. Infatti, penso, conoscendo la EA, visto che purtroppo non, ormai non si può veramente più prevedere i match che mette perché sono imprevedibili, quello che vi consiglio io è soprattutto combattere giocatori non tanto di overall alto, ma soprattutto quello che posso consigliarvi io è magari rari. E magari soprattutto scozzesi, perché potrebbe effettivamente avere come richiesta giocatori scozzesi. Un altro consiglio che posso darvi: prendete ruoli abbastanza sicuri, quindi difensori centrali, attaccanti, magari portiere, perché sono quelli che escono quelli sempre. Magari non andate a rischiare un CDC, che potrebbe non essere richiesto, e magari richiedere un CC. Quindi quello che posso consigliarvi io è DC, portiere e attaccanti, quelli che solitamente escono, cioè sono quasi sempre sicuri, forse sono sicuri al 100%, però sì, forse solo nel 4-3-1-2 non ci sono gli attaccanti. No, nel 4, sì, 4-3-1-2 non ci sono l'attaccante, ma c'è la T, però molto raramente esce. Vediamo i prezzi dell'Hibernian. Comunque quello che vi consiglio è cercare di comprare scozzesi, se riuscite rari, magari sniperandoli, così siete a posto. Così avete rischio zero. Raga, sempre in Scozia abbiamo uno dei derby di Glasgow. È un derby che purtroppo non è Rangers Celtic, che potrebbe avere rilevanza, cioè sicuramente rilevanza maggiore, ma è Patrick Thistle contro Celtic. Infatti abbiamo gli stessi consigli che posso darvi è comprare giocatori scozzesi, soprattutto rari. Un altro consiglio che posso darvi: questa qua potrebbe, avendo il Celtic, potrebbe avere valutazione, ma non penso. Comunque, se riuscite a comprare, comprate dei giocatori al prezzo minore possibile per rischiare il meno possibile. Passiamo agli ultimi due match. Infatti andiamo, voliamo, torniamo in Messico. Dovrebbe essere, non vorrei dire una cazzata, ma dovrebbe essere in Messico. Infatti c'è il match Puebla-Veracruz, esattamente, che è considerato el clásico del Messico, del Mexico. E i prezzi qua non dovrebbero essere alzati, no, come vedete non sono alzati. Stesso consiglio di prima. Se riuscite, magari questa qua potrebbe avere valutazione, ma non sono sicuro. Quindi cercate di prendere i giocatori del Messico, che quasi sicuramente avrà come richiesta il Messico. Altro consiglio: stessa cosa, portieri, difensori centrali e attaccanti. Ma qua potete anche rischiare, nel senso,
comprando un giocatore a 150 a rischio, cioè il gioco vale la candela. Ultimo match dei campionati marci è Leeds Millwall, che non sono sicuro, ma mi sembra stiano in Championship, che è considerato un big match tra le tifoserie, soprattutto perché è un match caldo, lo considerano il derby d'Inghilterra per quanto riguarda la Championship. Infatti c'è, allora, i giocatori non dovrebbero essere fissati come prezzo, quindi non se l'aspetta quasi nessuno. Vedete, a 250 lo trovate tranquillamente. Cercate di prendere giocatori inglesi, stesso consiglio. Andiamo un attimo a vedere quelli del Millwall. Allora, giocatori anche qua non dovrebbero essere alzati di prezzo. Vediamo un po'. Ah no, qua forse sono un po' alzati, ma nemmeno tanto. Quindi raga, io spero di riuscire a farvi guadagnare. Se raga, prima di partire però, prima di lasciarvi in realtà, nei commenti fatemi sapere se la scorsa settimana mi avete seguito e quindi avete fatto i crediti quanti ne ho fatti io. Quindi nulla raga, ci becchiamo al prossimo video.